tra il leggere e il nulla di Francesco Crosato, terza ed ultima parte. Unico pregio attribuibile al sillabare di Mimmo Stromboli nei confronti di Oliver, infatti, era una qualche aderenza al testo, nel senso che alla fine le parole uscivano sostanzialmente indenni dalla sua bocca, ma talmente provate da assomigliare a degli spettri. Il tempo intercorrente, infatti, tra l'approcciarsi guardingo e prudente di Mimmo Stromboli ad un vocabolo a più di due sillabe ed il partorirlo era simile al tempo che normalmente le mamme impiegano a mettere al mondo i figli, anche in quanto a sofferenza. Sulla tela c'era una macchiolina, concluse con aria trionfante, come avesse pronunciato Wisconsin in perfetto inglese, guardando fieri in faccia il capo, che a sua volta un po' meno gaudente puntò gli occhi su Mimmo dicendogli: «Vabbè, vabbè, macchiolina, va avanti, forza, coraggio!» E in attesa di un nuovo lieto evento si voltò impaziente verso di me, che tentavo di salvare la situazione con un pietoso quanto indifendibile e un po' emozionato. «Creativi, emozionati, questi fanciulli hanno bisogno di leggere, e molto, e a voce alta, maestro!» Tagliò corto il capo, sospirando come un vecchio mantice. «È quello che stavamo facendo, infatti», risposi cercando di cancellare l'infelice frase di Oliver. Il capo uscì con un «Buon lavoro, maestro!» simile a quello che dovevano sentirsi rivolgere i minatori di primo o di fine 800 dai loro padroni. Come il direttore richiuse la porta, mi avventai su Oliver, gridandogli dove avesse mai trovato il coraggio per dire che non stavamo facendo nulla, quando proprio lui si stava accingendo a decifrare, come ogni mattina, dall'ormai remoto autunno, il libro di lettura. Oliver, boccuccia aperta, a caccia di ancora rarissime zanzare, sguardo smarrito di turista sperdutosi nel deserto del Gobi, mosse confusamente il capo e sussurrò: «Io, maestro, non sapevo che si lavorava. Mica stavamo scrivendo.» Il piccolo fu subito invitato ad ingrossare la pattuglia di irriducibili anarchici confinati nelle fasce estreme dell'aula, condannato per via direttissima ad una peraltro mite pena che l'avrebbe costretto semplicemente a leggere per circa una settimana svariate pagine del sussidiario, che avrebbe anche dovuto al volgere di ogni mattinata saper ripetere a voce con una qualche ferrea fedeltà al testo. Al termine del periodo di confina, Oliver esibì una lettura indubbiamente più scorrevole. E fatto davvero encomiabile per uno come lui, pressoché priva di personali spunti interpretativi, appiattita sul testo, insomma. Soprattutto Oliver fu in grado, alla fine della settimana detentiva, di cogliere la differenza tra il leggere e il nulla.